Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco per trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vedo che il mixer si è un attimino modificato dopo la mia assenza. Prova a parlare, Francesco. Sì, un attimo che io sono gli ascoltatori, siamo qua come sempre su Radio Gamma 5. Ok. Francesco, sì, allora io l'altra volta ho dovuto saltare la trasmissione perché ho trovato un lavoro che ventilava un lavoro da turnista. In realtà si è rivelato una punta di lavoro che aveva questa azienda. Gli ho fatto quei giorni, gli ho sistemata il problema che avevano e adesso sono continuamente alla ricerca di lavoro. Chiaramente il problema non è tanto il lavoro in se stesso, perché la lira non mi manca. E il problema è che mi mancano due anni e mezzo circa per andare in pensione, bisogna che mi lavori quei due anni e mezzo, per cui il problema resta ed è tutto in chiaro. Insomma, d'altronde ve la farò magari la vignetta di quella persona che va alla riceva a cercare lavoro e gli dice l'impiegato: lei che lavoro fa? Io condenso in formule razionali quello che è il sentire umano, più o meno. E l'altro gli dice: ah, venditore di fumo. Ha trovato da vendere fumo, è riuscito a vendere fumo. Ecco, io non voglio ridurmi a quei livelli, chiaramente, cioè preferisco fare un lavoro da operaio e da turnista piuttosto che vendere fumo. Tanto per essere chiari, anche perché non stiamo vendendo fumo, ma in ogni caso se ci riducessimo a venderlo, alla fine arriveremmo come a vendere fumo. Bene, niente, per cui ho saltato e purtroppo succederà spesso che salterò, insomma. Francesco sarà contento, così infatti adesso gli lascio due minuti che presenta la conferenza che deve presentare. Prima di tutto ricorda che è uscito il nuovo volume di Stregoneria. Ah, ma tu ce l'hai? Io non l'ho trovato in internet. Vabbè, come non è? Ma Ariele non è neanche messo in... Sì, ha il sito, ma guarda qua il libro. Sì, il libro adesso vedo che ce l'hai, sono andato in cerca in internet e non l'ho trovato. Ma io ho la fortuna che c'è Ivano che si occupa di recuperarmi i libri e di conseguenza. Poi quando la mia collega è in libreria a prendermi, per di conseguenza riesco a ottenere i libri rapidamente. Ah, ho capito, cioè effettivamente avere un supporto è estremamente importante. D'accordo, io ho cercato in internet e non l'avevo visto l'uscita. Vabbè, perfetto. No, ecco, appunto, allora è uscito appunto l'ottavo volume, Storia criminale del cristianesimo di Deschner, sempre edizioni Ariele, e questo appunto va dal XV al XVI secolo, dall'esilio dei papi in Avignone alla pace religiosa di Augusta, ed è come sempre denso, corposo. Ci sono parecchi riferimenti anche in questo caso alla Lituania, al Baltico, ai cavalieri teutonici, a tutto quello che è stato fatto appunto per cercare di convertire quella zona. Comunque queste 400 pagine sono come sempre dense di informazioni, di cadaveri, di morti, di guerre che il monoteismo ha fatto. E è anche giusto ricordarlo, perché se c'era tempo dopo ricorderemo una delle tante nuove belle dichiarazioni che fanno i cattolici in questo senso. Comunque, Deschner, Storia criminale del cristianesimo, edizioni Ariele, il tomo ottavo è in libreria. Costa 21 euro, io comunque reputo fondamentale avere in libreria e in biblioteca un libro del genere, tutta la collana possibilmente, stando al piano originale erano 10 volumi, siamo arrivati all'ottavo, perciò abbiamo anche qualcosa di corposo, di denso. Passiamo invece poi agli appuntamenti, che sono parecchi appuntamenti, e ce n'è uno che è stato spostato, che comunque poi lo diremo in scaletta. Allora, giovedì prossimo, 8 febbraio, alle ore 21, al pub Imbok in via Aureliana, e ci sarà appunto il Muto dei Pagani di Vica del Veneto, sempre solito incontro, mai sapete che sono quasi due anni che va avanti. Comunque è un incontro in un luogo pubblico, senza formalità, senza impegni, senza obblighi, senza scalette, in cui ci si incontra, si discute, si scambiano informazioni, notizie, si conoscono le persone e tutto quanto quello che consegue. Perciò l'appuntamento è appunto giovedì 8 febbraio alle ore 21, Montecorto Terme, pub Imbok in via Aureliana. Il giorno sabato 10 alle ore 21 a Villa Tora di Saonara, all'auditorium delle scuole medie in via Nobilani, c'è un altro evento molto importante, che ci sarà la presentazione del libro di Laura Rangoni, La magia dei Celti, edizioni Senia.
La Laura Angurio appunto ha confermato la sua presenza, sarà appunto interessante ascoltare una persona così famosa che non ha certo bisogno di grandi presentazioni perché l'opera editoriale sua è ampia. Il libro è di un'utilità perché in poche pagine raggruppa molte cose che si dicono sui Celti. Io l'ho letto quasi tutto perché dovrò anche presentarlo, perciò insomma almeno arrivo preparato. Quanti sbarieroni ci sono a sto giro dentro? No, non ci sono. Anzi, addirittura, ad esempio, lei fa, ma anche per qua c'è dentro un po' di esperienza personale, cioè nel senso che lei racconta come si è avvicinata a questo mondo celtico proprio tramite proprio le... l'esperienza personale di un viaggio in Inghilterra in cui entrò in contatto col popolo della Quercia e da lì partì il suo interesse appunto per il mondo celtico. No, anche dal punto di vista storico lei dice chiaramente che anche le teorie in cui dicevano che i Celti facevano sacrifici umani sono delle panzane, che molti storici appunto che sostengono questo stanno contestando questa affermazione che i Celti facevano sacrifici umani. Logicamente Giulio Cesare, che combatteva, non poteva certo presentarli come delle brave persone, ma rientrava nel campo delle guerre. D'altronde noi sappiamo che le guerre contemporanee si dipingono mostri di distruzione di massa, cose non sono cambiate. Cioè, armi di distruzione di massa, uffa, poi non esistono, però si giustifica in un altro modo. Di conseguenza anche Giulio Cesare doveva, non avendo le armi di distruzione di massa, doveva pure inserire qualcosa di orribile come sacrifici umani. Propaganda, anche perché gli storici che sostengono questo sono pochi. Allora, questo libretto è un libro molto agevole ed è costo anche contenuto 6,50 euro, merita di essere letto ed è proprio perché è sia eterogeneo, sia offre una buona biografia e dà degli spunti in 11 capitoli che si vanno appunto dalla storia dei Celti a piccoli rituali. Però ti dico, da quello che io ho letto, l'ho quasi letto quasi tutto, posso dire insomma che è un libro che merita di essere letto, che io consiglio. Allora, Laura Angoni sarà con noi sabato 10 febbraio alle ore 21 Auditorium di Villa Tora di Saonara, via Nominani. Ringraziamo anche il Comune di Saonara e l'Assessorato alla Cultura del Comune proprio per questa iniziativa che si chiama Incontro di Culture. Vedremo di concordare con Laura Rangoni la possibilità di ampliare il concetto di incontro di culture, riuscendo, tenteremo di inserire anche una brevissima etnografica presentazione di un nuovo libro che è appena uscito. Io ho parlato con l'autore, mi sembra martedì mattina, e mi ha detto appunto che il libro era in tipografia. Pier Favero ha scritto, dopo 15 anni di ricerca, un libro sulla Dea Reitia. È un libro con molte fotografie e documentazioni iconografiche, e il libro sarà disponibile quanto prima, 70 pagine, però 70 pagine che sono la condensazione di 15 anni di ricerca fatte da una persona che è molto attenta e precisa per quanto riguarda la Dea Reitia. Perciò ci sarà appunto la possibilità anche di avere queste informazioni. Il libro comunque sarà presente nella sera appunto del 10, perciò chi vorrà vedere questa nuova pubblicazione finalmente curata da persone che sono attente allo spirito e all'anima degli antichi veneti e che soprattutto interessa portare avanti una visione ben particolare, avrà anche la possibilità, oltre che incontrare Laura Rangoni, di incontrare Pier Favro e di vedere il suo nuovo libro sulla Dea Reitia. Questo è appunto sabato 10 febbraio alle ore 21 a Villa Tora, all'Auditorium delle scuole medie in via Nominani. Ci sono poi gli due appuntamenti, e l'incontro Vica Veneto di Verona è stato spostato il 24 di febbraio, purtroppo in concomitanza con il rituale al Bosco Sacro della Federazione Pagana della Riaccensione del Fuoco, del Sacro Fuoco di Vesta, e anche perché appunto è il primo giorno della memoria pagana, proprio perché è partita quest'anno, lo scorso anno d'agosto. E allora il 24 di febbraio, sabato, a Jesolo, Bosco Sacro, noi andremo a riaccendere il sacro fuoco sia dell'antica Roma sia delle regioni baltiche. E ci sarà appunto la possibilità. Il fuoco lo riaccenderemo al tramonto, come al solito, praticamente manterremo l'ora, diciamo così, l'ora dell'accensione al tramonto, in modo che non sia né troppo buio né troppo chiaro, insomma. Sì, anche perché c'era da inaugurare un nuovo oggetto. Un nuovo oggetto di culto, sì. E grazie amico Ferdinando. E possiamo mettere un contenitore di fuoco sorretto da una colonna che viene ad arricchire quello che è l'arredamento dell'altare, cioè a definire quelli che sono gli ornamenti del futuro, anche della futura costruzione dei templi pagani, perché prima o dopo avverrà, anche se vi ricordo che
gli antichi non tenevano mai i riti dentro i templi, ma li tenevano sempre all'aperto. Il tempio era un altro luogo, era un punto di riferimento della civis, della città, un punto di ritrovo più che il luogo, la casa del Dio, diciamo, più che la chiesa dentro la quale andavano le persone. Le cerimonie erano sempre tenute all'aperto. Francesco, sì. Detto questo, poi vi ricordo che sabato invece 24 marzo c'è il rito più importante, che è il rito della nascita e il rito dell'equinozio di primavera. Sì, beh, anche il discorso appunto dei riti, c'è da aggiungere che la legge sulla libertà religiosa sta andando avanti piano. Logicamente io prendo un articolo del Sole 24 Ore, che è l'unico quotidiano che segue con costanza e precisione l'argomento libertà religiosa, e dice: marcia lenta per la libertà religiosa. Molti gli ostacoli pratici, dai matrimoni al cibo alle sepolture. E appunto il 29 gennaio ho dedicato quasi un'intera pagina a questo argomento. Apple ha riportato anche delle informazioni che possono essere interessanti, e vedremo appunto come sarà possibile inserire appunto informazioni. C'è una cosa strana, che riportando i dati delle confessioni mette che per la prima volta la presenza di animisti, e valuta la presenza degli animisti in Italia in 36.428. 28? Cioè, i contatti. Sai, io qua appunto. Le confessioni, stima dell'appartenenza religiosa dei stranieri regolari che soggiornano in Italia. E come vedete, c'è già una presenza di 36.000 animisti, considerando appunto che questo già è un fonte Caritas. Fonte Caritas. Del 1/1/2006, insomma, perciò vedete che sia un po' gli italiani, un po' gli stranieri, il paganesimo è presente. Francesco, prima di cominciare quello che sì. Trasmissione nostra, io volevo fare una parentesi, sì. Una parentesi assolutamente personale, proprio di esperienza personale, una parentesi che apro e che chiudo. Allora, voi sapete che in questo momento ci sono delle manifestazioni per la questione di Dalmolin. E qualcuno sta invitando o sta portando le tessere elettorali a distruggere perché è indignato per la situazione. E io vorrei invitare i radioascoltatori che sono affezionati a questa trasmissione a non farlo, ma non perché non possano essere nemici della cosa o amici della cosa o per questioni di appartenenza o di schieramento, ma non distruggete la vostra scheda elettorale, cioè distruggere la scheda elettorale è come tagliarsi una mano. Cioè, domani ci sono altre battaglie da fare, ci sono altre decisioni da prendere. Se voi vi tagliate la mano adesso, domani non avrete più la possibilità di usare la stessa mano. Per cui, anche se le battaglie si fanno, si perdono, si vincono, non ci si mette mai nella posizione di non poter continuare a combattere o continuare a decidere. Per cui io inviterei le persone a non farlo, poi chiaramente ogni persona faccia ciò che si sente. Beh, questo... poi Claudio, basta chiedere un duplicato, non è mica la fine del mondo. No, cioè, vabbè, nel senso che poi le puoi bruciare uno ogni sabato. È questione di no, vabbè, uno può bruciare fotocopia, vabbè, no, cioè, no, bruci l'originale, vai lì, te fai fare un'altra copia e il sabato dopo non lo bruci ancora. No, va bene, c'è tutto quello che volete, però io sto parlando di decisione intima, no? Cioè c'è cioè di sì, effetto però, intimo, vedi, della vedi, cosa. Claudio, c'è un discorso, può essere che una forma di pressione, cioè nel senso che una brucia la tessera elettorale, va la settimana dopo a chiedere un duplicato perché dice l'ho bruciato, e lo brucia ancora alla fine, quando avranno un certo volume di persone che continueranno a chiedere duplicati di tessera elettorale, capiranno che il consenso può essere in un'altra maniera, cioè nel senso che sai, è una forma di protesta, perché dice come mai l'improvvisamento l'ufficio elettorale è Francesco, io sai, sono molto tagliato, cioè non è che faccio questi giochi, cioè per me è sono precise, no, quello che a me mi interessava. Beh, è capire, no, io non vi dico come dovete schierarvi o cosa dovete fare, protestate, fate quello che volete, però non mettetevi mai nelle condizioni di non poter il giorno dopo continuare. L'ho già fatto io, ho già pagato un prezzo, ed è inutile che lo facciano anche altri che pagano dei prezzi, perché quando si paga si fanno delle lotte e si conserva sempre se stessi, perché se stessi sia importante, tutto là, solo quello volevo dire, ma chiuso la parentesi, Francesco, chiudiamola. Bene. Va bene, allora, che se ne dice di sti Pax? No, che se ne dice di Carnevale? Che se ne dice di Carnevale? Sì, scusa. Che è la maschera di Gesù? La scomunica Vaticana a peggio dei pagani. Ah.
Ah sì, cazzo. Dai. Si tratta di un bieco rigurgito di paganesimo, peggiore persino del graffito del Palatino, in cui 18 secoli fa Cristo fu raffigurato con la testa d'asino. Torna a padre Vittorio Grossi, segretario del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. È un insulto vergognoso e blasfemo a milioni di credenti. Ogni volta che si sposta più in basso il livello del buon gusto, quest'estate la cantante Madonna si fece issare sul sulla croce nel concerto dello Stadio Olimpico, chiuse virgolette. Si tratta di un bieco rigurgito di paganesimo. Ah sì? Cioè, il carnevale o la maschera? La maschera. La maschera. La stampa è mercoledì 31 gennaio 2007, che hanno fatto un intero appunto capitolo sull'argomento, e siccome appunto è partita una crociata verso queste cose, e comunque sei simpatico che qualcuno, soprattutto non un padre qualsiasi, cioè nel senso non un parrocchiano, non certo uno di parrocchia, ma uno che dirige il Pontificio Comitato di Scienze Storiche, sostenga questo, anche perché dice una cosa interessante, perché qualcuno, rispetto a questo graffito del Palatino, non so se tu l'hai presente, sì, ho presente quella qualcuno, testa qualcuno si inventò dal punto cristiano che non era un'offesa a Cristo, ma anzi che era un'esaltazione di Cristo, in quanto molte divinità del Mediterraneo avevano come raffigurazione un asino. Di conseguenza, se qualcuno faceva un Gesù Cristo con la testa d'asino, non lo faceva per prenderlo in giro o lo faceva un graffito anticristiano, ma faceva per esaltarlo, per legarlo alle divinità pagane. Il fatto che il segretario del Pontificio Comitato di Scienze Storiche dica che quel graffito era un graffito anticristiano dimostra che i cristiani, pur di far passare per buono Gesù Cristo e pur di dire che nessuno lo contesta, sono disposti a falsificare qualsiasi cosa. Questo appunto c'è da dirlo. Perciò insomma, io trovo anche, perché sai, hanno fatto un bel articoletto, hanno fatto qualche pagina. Sì, sì, no, l'ho visto di sfuggita su un telegiornale la notizia. Effettivamente i cristiani non si stanno rendendo conto quanto sia ridicola e offensiva la loro cosiddetta fede, perché offende quello che è la Costituzione, il vivere civile, il modo di essere delle persone. E ha seminato la morte, la storia di morti e di genocidio. Pertanto il cristianesimo stesso è un'offesa all'intelligenza umana. Per uscire dal cristianesimo abbiamo dovuto conquistare la ragione, cioè l'illuminismo, il libertinismo ha messo la dea ragione proprio per venire fuori dall'oscurantismo. Per cui effettivamente è un'offesa all'umanità il cristianesimo. Che poi venga tollerato, questo è un altro discorso, però effettivamente offende, e la voglia anche di schernirlo proprio per esorcizzare tutto l'odio e tutto il dolore che ha imposto agli uomini, chiaramente è forte. Questo è indubbio. Sì, sai, poi c'è sempre qua, dice, di fronte a simili offese alla religione, spiega il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, si impone una riflessione sulla preoccupante china presa dalla nostra società. Vuole dire che cominceranno a costruire le squadracce della morte, insomma, cioè i picchiatori, gli inquisitori, i consolatori della notte, quelli che bruciavano vive le persone. Siamo a questi livelli. C'è comunque già un invito da parte di qualcuno che dice da parte di un vescovo, che il segretario del Tribunale della Segnatura, il vilipendio della regione in Italia è un crimine, ora la procura deve indagare. E questo è un invito appunto che il vescovo di questo tribunale ecclesiastico fa, un invito, insomma. Perciò provate insomma a vedere questa volta, andate in qualche processione vestite con questa maschera, se la trovate in giro, penso che la ditta sarà molto contenta, perché si è fatto un bel po' di pubblicità e sicuramente sarà un articolo molto richiesto, perché vedo che i giornali ne hanno dedicato molto molto spazio, hanno fatto intere pagine, ad esempio il Giornale ha fatto una pagina intera, quasi intera, dedicata all'argomento, e allora è positivo anche questo, insomma. Perciò, se avete da vestirvi da carnevale, se volete andare in maschera, sapete quest'anno cosa va di moda, e io perciò no, ma comunque vabbè, cioè il carnevale in ogni caso è sempre stata una rivolta rispetto al cristianesimo, eh. C'è sempre stato un momento di disgressione, di rottura rispetto al dolore, rispetto alla miseria che imponeva il cristianesimo. Non per niente la maschera è usata nel carnevale, no? Perché la maschera sottrae l'uomo da quello che è il suo ruolo nella vita di tutti i giorni, e chiaramente sottraendo l'uomo dalla funzione, l'uomo diventa solo uomo, la donna diventa solo donna,
ed è questo era il potere del carnevale, che poi deriva da Roma, deriva dai Saturnali, deriva da tutta una serie di tradizioni che erano molto molto più antiche e che il cristianesimo non è mai riuscito a distruggere del tutto, ha dovuto un po' fagocitarle, un po' tollerarle, un po' le ha massacrate la gente. Va bene, Francesco. Sì. Volevi parlare dei Pax? No, più che altro io volevo parlare di quello che è il costume all'interno della società civile, no? Perché si parla del Pax, no? Cioè di questa concessione di diritti a delle persone che non sono sposate ma che convivono, che è una cosa abbastanza, diciamo così, nuova nel circuito sociale, cioè avviene negli ultimi tempi, no? Negli ultimi 4-5 anni, prende piede in maniera forte in Francia, prende piede in maniera forte in Inghilterra, prende piede in maniera forte nei paesi anglosassoni, cioè in paesi nordici, e prende peso in maniera forte in Spagna. Allora, dobbiamo capire questo. Il governo, lo Stato, il Senato stanno facendo delle cose che poi arrivano nella società, o stanno semplicemente accorgendosi che la società si muove in un certo modo ed è necessario disciplinare significa riconoscere diritti e riconoscere doveri, disciplinare ciò che sta avvenendo, perché quando si parla di Pax, non è che lo Stato dà dei diritti alle persone, lo Stato toglie dei diritti alle persone e trasforma tali diritti in doveri. Faccio un esempio. Uno dei diritti, interrompe quando vuoi Francesco, uno dei diritti riconosciuti dai Pax è, per esempio, se una dei due persone che convivono è ammalato, deve andare in ospedale, l'altra persona che convive con lui può assisterla. Attenzione, può assisterla, ma deve assisterla? Punto di domanda. Quella persona che conviveva viene abbandonata o c'è un diritto di assisterla e un dovere di assisterla? L'altra cosa, due persone convivono nella stessa casa in affitto, la casa è intestata a uno dei due ha dei problemi, muore, mettiamo, l'altro può essere cacciato da casa o gli si impone il dovere di pagare l'affitto? Cioè, queste sono le cose che sono in discussione. Il discorso dei matrimoni gay o delle unioni gay è solo fumo agli occhi per gli imbecilli, perché le persone, quando sentono i gay, vengono suscitate le loro emozioni, vengono sollecitate i loro pruriti, allora si costruiscono gli schieramenti, c'è il tifoso contro, il tifoso pro e le cazzate. Ma queste sono cazzate. La cosa vera sono le relazioni fra le persone. I Pax in realtà sono l'imposizione di diritti e di doveri a un fenomeno che sta avvenendo. Cioè lo Stato prende atto di una cosa che sta avvenendo nella società e dopo ne parleremo anche dei dati. Sì, no, c'è un discorso anche da fare. Purtroppo noi in Italia abbiamo tutta una serie di leggi i cui reputano anche sempre la persona, l'individuo, il cittadino sempre come uno Stato etico. Cioè nel senso che lo Stato deve rientrare nella moralità delle persone. Cioè nel senso, si pone il problema dell'adulterio, perché ricordate che il reato di adulterio non è che sia sparito da moltissimo, si pone il problema del codice d'onore, cioè nel senso che io posso capire che uno faccia il rapinatore o faccia l'assassino e di conseguenza mi andrei a preoccupare del suo movimento, delle sue azioni, ma quello che avviene tra le persone, da quello che avviene soprattutto nel privato, quel consenso delle persone è un aspetto secondario. Noi purtroppo abbiamo anche delle leggi che sono assurde, perché basta pensare, Claudio citava l'esempio della persona che va all'ospedale, se ha diritto o no all'assistenza o il dovere dell'assistenza. Questo non è che un problema, perché noi abbiamo una legge assurda come quella sulla privacy, in cui un convivente o uno delle due parti non potrebbe ottenere nessuna informazione sullo stato di salute dell'altro, soltanto perché non esiste un discorso giuridico che le garantisca. E questo è un problema fondamentale. Se poi andiamo a subentrare, ad esempio, ci sono tutta una serie di altri problemi, a pensare ad esempio al costo pensionistico e così via.
Però è già importante il fatto questo, cioè che due persone che hanno un legame sentimentale che loro due riconoscono e rendono manifesto non avrebbero il diritto di assistere, perché una legge, ad esempio, sulla privacy vieta di fornire dati sensibili, dice lei chi è. Ecco, esatto. Questa è una cosa che è ancora più grave, perché significa chiaramente discriminare in base a un valore, in base a un principio etico, il fatto che ci sia o no questa consacrazione, nel senso che noi sappiamo che nelle società normali e tradizionali la parola, la fedeltà, l'impegno non erano vincolati tanto dal fatto, da una legge, ma quanto dalla volontà delle persone. Però se due persone hanno una manifestazione di volontà o hanno un desiderio, questo desiderio andrebbe rispettato? No, perché in Italia, vittima di una legislazione di tipo cattolica, ci deve essere l'imprimatur, l'approvazione di qualcun altro. Ed è anche strano, pericoloso, il fatto che un ministro della giustizia dica che non può sostenere una simile legge, non perché commetta un reato, ma perché vada a combattere i principi della Chiesa. Allora, è il ministro dell'Inquisizione, è il ministro del Vaticano o è il ministro che dovrebbe gestire la giustizia dei cittadini? Questo è un problema non indifferente, perché credo che questa volta si ponga un problema molto più pesante. Però devono risolverselo loro, sì, però cioè i cittadini non buttino via la scheda e la tengono per altro. Però effettivamente esistono dei problemi che si pongono all'interno anche di scelte di questo tipo. Sì, no, è importante, perché cioè, questo dimostra che la presenza dei cattolici nella vita politica, con i loro principi, quel fatto di non reputarsi cittadini, perché il problema è questo qua, che quando un ministro dice io questa legge non la faccio, non perché viola il diritto dei cittadini, non perché viola i diritti degli italiani, del popolo, dello Stato, perché lo Stato non avrebbe nessun danno, anzi si renderebbe conto di una normativa di una situazione esistente e cerca di inquadrarla, di regolamentarla e di trovare una spiegazione o un modo di comportamento, perché le leggi sono queste. Si trova di fronte a dire no, questa legge, perché qualcuno altro, che d'altronde è minoritario in Italia, dice non va fatta. Di conseguenza un ministro di tutti i cittadini impedisce ad altri cittadini di avere i loro diritti e il loro riconoscimento. Ricordiamoci un'altra cosa, ad esempio, il fatto, ad esempio, dei famosi figli illegittimi, illegittimi. Sì. Per il diritto romano era tuo figlio perché era nato, di conseguenza non è problema. No, era tuo figlio perché lo avevi adottato. Sì, anche per il diritto romano. Non potevi disconoscerlo, cioè, esatto. È nato tuo figlio. Esatto. Qui noi avevamo avuto fino a pochi anni fa il fatto dei figli nati dentro o fuori del matrimonio, come esistessero cittadini di serie A e di serie B. E quando un ministro della giustizia dice no, questa legge viola non i principi che uno Stato si può dare, che si possono condividere, non condividere, ma viola dei principi religiosi assurdi e incredibili, siamo veramente da preoccuparsi di quello che può rappresentare in tutte le società il monoteismo, che sia ebraico, cristiano, musulmano. E questa è una cosa importante cui bisogna tenere presente. Quello che sta succedendo nella società civile nella quale stiamo vivendo è una cosa abbastanza pesante, perché se il matrimonio vincola le persone o il matrimonio stesso fa un'altra cosa, cioè induce le persone ad arrivare al divorzio, a separarsi, in realtà noi nella società in cui viviamo le persone hanno già scelto tutta una serie di loro strategie attraverso le quali sopravvivere. Cioè, quando dalla Repubblica del 17 gennaio 2007 noi leggiamo il 51% delle donne americane nel 2005 erano single, il 25% perché mai sposate, le altre perché vedove o divorziate. Cioè, quando il 51% delle donne americane è single, significa che non esiste neanche il desiderio di raccogliere quelli che sono i legami matrimoniali, oppure vengono rifiutati perché sono divorziati. Quando si legge che in Italia la natalità ricomincia a crescere soltanto per il fatto che gli extracomunitari stanno facendo figli, e chiaramente la questione ha un certo peso, ha un certo valore nella società civile. Significa che le persone non fanno più figli. Addirittura dal gazzettino della
25 gennaio 2007 noi abbiamo sono sempre di più le coppie che decidono di non avere figli. Il 6% delle ragazze fra i 20 e i 30 anni non vogliono avere figli. Il diritto a non riprodursi sta diventando un movimento di pensiero. E vi ricordo che lo scopo del matrimonio nel cristianesimo, nel cattolicesimo, è quello di fare figli. Lo scopo della sessualità, non è che del matrimonio. Lo scopo della sessualità è quello di fare figli. Ora, se comincia a nascere un movimento di pensiero, al di là poi di quanto inciderà nella società, al di là di quanto persone avranno, con il diritto a non avere figli, cioè si pretende il diritto di non avere figli, significa che questa società non è in grado di gestire l'equilibrio nella vita di tutte le persone, e le persone cercano le loro strategie di esistenza all'interno delle condizioni che si trovano a vivere. Lo stesso fenomeno noi lo abbiamo, un fenomeno analogo, lo abbiamo in Francia, dove addirittura la maggior parte dei bambini francesi nasce fuori dal matrimonio. Per cui abbiamo un capovolgimento, diciamo così, di quello che è la situazione sociale nella quale noi stiamo vivendo, che si sta letteralmente spostando verso una società di diritto individuale, cioè l'individuo, il soggetto, diventa l'elemento centrale della società, e storicamente questo non era più avvenuto da quando sono morte le antiche civiltà, cioè il soggetto, l'individuo e non la famiglia e non il nucleo diventano il centro della giurisdizione nazionale. Ed è un movimento che è talmente forte che chiaramente butterà giù ogni diga. Perché? Perché sono i bisogni delle persone. Lo Stato, sto poveraccio di Prodi e sti poveracci che fanno queste leggi dei PAX che dovranno mediare fra migliaia di persone che tirano, chi tira la coperta da una parte, chi dall'altra, chi da questa, chi da quella, e verrà fuori una berracciatura che dopo magari avremo da discutere anche per anni, perché sicuramente verrà fuori un pastrocchio, questo è indubbio. Però sta di fatto che c'è il tentativo di governare quello che è un movimento sociale fortissimo, che non lo sentite domani mattina, lo sentite fra 10 anni, ma fra 10 anni sarà il momento di distruzione. Mi sembra come, non so, fare una legge finanziaria dove ti arrivano i soldi fra 3 anni, no? Fai la legge, ne parli, poi i benefici li vedi fra 3 anni, o i malefici li vedi fra 3 anni. Cioè, in effetti, stiamo attenti alle cose, perché le cose hanno delle loro trasformazioni, e purtroppo quello che sta avvenendo in questo momento sta tentando di stracciare quello che è la società civile. E comunque le persone hanno le loro soluzioni, questo ricordatevelo sempre. Sì, no, poi c'è anche un discorso che per me è molto importante, che è il discorso della sovranità, cioè di chi appartenga il diritto di fare le cose. E noi diciamo sempre che la società, lo Stato, è composta da persone, da individui, da popoli. E noi ci troviamo di fronte al fatto che in questo caso i vescovi italiani, Chiesa Cattolica, dice non serve una legge sui PAX. Nel senso che noi sappiamo che ogni potere politico deve essere legittimo. È legittimo perché si trova un consenso. Nell'antica Grecia avevamo l'esempio dell'Agorà, e c'era il consenso anche nell'antica Roma. Di conseguenza i cittadini avevano la possibilità di scegliere da che parte schierarsi o cosa ottenere. Però di conseguenza qui rientriamo in un campo di manifestazione di gestione politica. Nessuno ne era esterno, tutti potevano essere criticati. Abbiamo avuto il classico esempio, non lo citiamo spesso, che Giulio Cesare, pur essendo un elemento importante, portava via il diritto a certi cittadini, e i cittadini l'hanno risolto in maniera molto concreta questo problema. Però qui siamo nel campo di qualcuno che pretende di imporre legge sugli altri e non si sottopone a nessuna valutazione del proprio consenso, della propria legittimità. Si arroga perché dice io sono superiore a tutto, io detengo una verità, io sono il migliore, non perché abbia fatto un esame, non perché abbia avuto il consenso, ma perché dico che esiste un Dio e rappresento questo Dio. Voi che scegliete in base al vostro gusto, alle vostre decisioni, alla vostra sensibilità, alla vostra esperienza, non contate niente, dovete sottomettervi. Il fatto che i vescovi dicano non serve una legge, quando un Parlamento è fatto per gestire i problemi dei cittadini, significa chiaramente che il monoteismo di tipo teocratico, di tipo fondamentalista presente in Italia, è gravissimo. Che distanza c'è tra un discorso islamico integralista e i vescovi italiani che dicono non serve una legge sui PAX? Cioè, allora i cittadini votano. Poniamo il caso che ci fosse arrivata una maggioranza del 90% dei parlamentari
che avevano avuto il mandato dei propri elettori di fare una legge sui Pax. Arriva la Chiesa Cattolica, che questo consenso non l'ha avuto e non l'ha raccolto, e dice: non dovete fare la legge. Allora, a chi appartiene la sovranità? Siamo in fase di libertà in cui il cittadino conta. Io, quando ho visto questo titolo, non serve una legge sui Pax, mi è venuto in mente il vecchio capitoletto che io consiglio di andarsi a rileggere, di De Sade, nella filosofia del Boudoir. Qua diceva: francese, ancora uno sforzo per liberarsi di ogni cristianesimo, di ogni monoteismo, lo direi io. E di conseguenza, se vogliamo riflettere sui cittadini, sulla distanza che separa tra il concetto di società, di Stato, di civiltà e il concetto di barbarie religiosa che rappresenta il monoteismo, rileggiamoci queste pagine. Prendetevi De Sade, la filosofia del Boudoir, francese, ancora uno sforzo. Perché io che manifesto un qualcosa, io che vivo una situazione, non ho diritto, se voglio, di stabilire delle regole. Comunque la reazione della Chiesa Cattolica dimostra la sua debolezza e la sua vigliaccheria, dimostra il fatto che è un'organizzazione finalizzata alla truffa delle persone. Proviamo a prendere in esame le dichiarazioni del nessuna legge sui Pax. Quando è venuta fuori questa dichiarazione? Dopo che Napolitano è venuto a dire che bisogna tener conto delle osservazioni della Chiesa Cattolica, dopo che Prodi ha detto: sì, tengo sempre presente le osservazioni della Chiesa Cattolica, ci mancherebbe, e è venuta fuori violentemente questa affermazione: nessuna legge sui Pax. Ma nessuno dice a un cattolico: tu non ti devi sposare. Nessuno dice a un cattolico: tu non devi fare 25 figli. Chi glielo impedisce? Nessuno glielo impedisce. Allora, perché devono impedire la vita delle altre persone? Perché soltanto costruendo una società galera è possibile per la Chiesa Cattolica imporre il loro Dio. E questo è se la società non è una società galera, non è un lager in cui la Chiesa Cattolica può fare da guardiana delle torrette, e il loro Dio non ha nessuna possibilità di essere imposto, non ha possibilità di essere calato nelle emozioni della persona, non ha possibilità di diventare il padrone delle persone. Per cui ogni volta che si conquista uno spazio di libertà per la vita delle persone, si allontana quello che è la capacità del Dio dei cristiani di impadronirsi delle persone. E questo è che la Chiesa Cattolica ha paura. Ha paura esattamente. Lei può tranquillamente dire ai cattolici o anche ai non cattolici: dovete sposarvi, e fatti suoi, finché lo dice. E quando i giornalisti fanno passare come volontà di un'istituzione, che allora diventa un guaio. No, sai, ma c'è una dichiarazione che sarebbe interessante. Le riporta la stampa di ieri, le mette fra virgolette, perciò insomma è credibile. Dice: aperte virgolette, dicono sempre i nostri bravi cattolici, nessuna ingerenza negli affari dello Stato, ma il clero non può non proclamare la verità, chiuse virgolette. Della stampa di ieri, pagina 5. Cioè, rendetevi conto, loro stabiliscono cos'è la verità. Loro stabiliscono che cos'è la verità. E di conseguenza gli altri non hanno... Gli altri non hanno la verità. Sono delle merde. Sono delle merdacce. Loro hanno la verità. La merda può puzzare, ma loro hanno la verità. Cioè, siamo veramente... C'è un ragionamento del genere degno della peggior Gestapo nazista. Logicamente si può anche chiaramente fare qualsiasi cosa. Perché quella frase dice: nessuno ingerente negli affari dello Stato, ma il clero non può non proclamare la verità. Allora, quando una persona sente un sentimento, non può dire: questo sentimento è mio, mi appartiene, mi nasce, vivo così, è una mia passione, un mio desiderio. No, deve andare sempre da un buon monoteista, da un sacerdote della Chiesa, e dire: ma questo mio sentimento è vero o è falso? Sono sincero o sono falso? Perché io non ho la verità siete voi. E questo significa che le persone devono essere sempre sottomesse. Cioè, pensate, con questa semplice affermazione, messa tra virgolette, La Stampa, mercoledì 31 gennaio, pagina numero 5, aperte virgolette, nessuna ingerenza negli affari dello Stato, ma il clero non può non proclamare la verità. E lo significa che loro detengono la verità, che loro, nonostante l'opinione o la valutazione o la scelta contrapposta, possono benissimo negare la maggioranza perché gli altri non sono la verità. Ma vedi, quando quell'imbecille gli ha detto che era la terra che girava attorno al sole, loro, che avevano la verità, lo hanno condannato. Sì.
E siccome, questo imbecille non voleva fare la fine che qualche anno fa, prima aveva fatto Giordano Bruno, gli ha detto: sì, buona, voi avete ragione, è il sole che gira attorno alla terra creata da Dio, e io sono un imbecille, ha detto, e si è salvato la vita e è rimasto in isolamento. Questa è la verità. La verità è l'odio con cui si impone alla società civile l'autodistruzione. Però ci sono delle reazioni, io ne ho una, tu ne hai qualcosa? No, beh, le reazioni ce ne sono state, logicamente non sono all'altezza, perché logicamente alcuni anni fa qualcuno aveva proposto di mandare in esilio il Vaticano, o di mandarlo nella Città Santa, perché effettivamente la Città Santa per il Vaticano è Gerusalemme, e sarebbe più opportuno che si trasferisse a Gerusalemme, visto che è la sua Città Santa. Poi i palestinesi, già c'hanno gli ebrei che li stanno massacrando, vabbè dai. Vabbè, sai, se la Città Santa è la loro, scusa, è roba loro, dici, vero? No, io ce n'ho una qui, no? Ed viene dal premier inglese Blair. Non è che mi stia simpatico Blair, però esiste un senso dello Stato in altre nazioni, esiste anche in Italia, veramente, in alcune persone. Purtroppo la mano del Vaticano è una lunga smanos che cerca di afferrare tutto. E si tratta delle adozioni gay. In Inghilterra è stata fatta una legge in cui anche i gay, cioè le coppie gay, possono adottare bambini. Naturalmente contro questa legge si sono schierate tutte quante le agenzie, specialmente quelle cattoliche, quelle anglicane e quelle islamiche. Ebbene, malgrado l'appoggio di anglicani e musulmani, la gerarchia cattolica del Regno Unito ha perso la battaglia per essere esentata da una legge sulle adozioni da parte delle coppie gay. Il primo ministro Tony Blair ha annunciato ieri che non ci saranno esenzioni per le agenzie cattoliche attive nel campo delle adozioni. Dovranno sottostare alla legge che vieta discriminazioni a danno delle coppie dello stesso sesso. Le agenzie cattoliche che nel Regno Unito si occupano di adozioni non saranno così esonerate dall'obbligo di rispettare l'Equality Act, la nuova legge che vieta ogni genere di discriminazione nei confronti dei gay. Blair, in un comunicato, ha sottolineato che prima di tutto bisogna salvaguardare gli interessi dei bambini, aggiungendo: io sostengo il diritto delle coppie gay di fare domanda di adozione come pure di tutte le altre coppie. Blair ha fatto un'unica concessione: le agenzie cattoliche potranno rifiutarsi di servire le coppie gay fino alla fine del 2008, ma non potranno limitarsi a metterle alle porte e saranno obbligate ad indirizzarle ad altre agenzie. Questo è il cattolicesimo, cioè la discriminazione razziale non è permessa, la discriminazione sessuale non è permessa, è illegale, cioè è razzismo, è roba da galera, cioè le richieste delle agenzie cattoliche è roba da galera, cioè ma ci rendiamo conto? Ma loro hanno la verità, dai Claudio, ma cazzo, se è vero, se hanno la verità. Ma vogliamo dare una piccola dimostrazione di cosa arrivano? Allora, certamente voi conoscete Vittorio Messori, e Vittorio Messori si arrabbia perché ci sono troppe calunnie verso i cattolici, e il titolo dice: circolano troppi falsi miti, un esempio lo sterminio dei catari.